dedicato al generale Lee. Questo rally sa molto di hazard. Vamo paia, Argentina. Guarda, mi devi scusare perché ti dovevo passare l'assetto, me lo sono proprio dimenticato. Guarda, ieri sera sono rimasto al computer fino a tardi, ho fatto i rally intorno all'1:30 o 2, ora non mi ricordo che ora era. E poi, siccome non è che sia andato neanche così tanto forte, ero un po' arrabbiato. E non perché offline andavo molto meglio, ho fatto dai 5-6 secondi in più. Sul dosso sinistro.
Hola, vamos. Prima cosa la macchina. Guarda, forse faccio prima da qua. Devo scegliere assetto e gomme che poi mi durano per tutta la leg, giusto? Il servizio a 60 minuti non mi consente di cambiare né assetto né gomme, se non sbaglio. Ah, ok, qua è bloccata. Ok, l'unica cosa che posso fare è l'assetto. Va bene, andiamo, va. Allora, tutto a posto. Sì, ok. Vamos. Destra 4, lunga.
chiude, chiude. Sinistra 4. Tornante sinistra lunga. Rotta, destra 1, non tagliare il ponte, salta. Destra 1, chiude, pronta, attento, destra 2, sinistra 1, destra 2, taglia, tornante sinistra, chiude, chiude, pronta, sinistra 4, destra 5, destra 4, destra 1, taglia. Mamma mia, quante R4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Mamma mia. Oh. R5. È una VRC. Vabbè. GG. 57, minchia. Nico 200. Sì, per ora non è male, io ho un po' di paura nelle altre tre. Però vediamo, la paura fa bene. Sinistra 5,
sinistra 4. Sinistra 6, sinistra 2, sta in mezzo, sul dosso, sinistra 4. Dosso, destra 5, sinistra 5, destra 5, chiude, sinistra 4, sinistra 5, salta, destra 6, attento, salta, sinistra 5, sinistra 5, sinistra 5, destra 4, destra 6, destra 2, sinistra 5, destra 6, sul dosso, sinistra 6, destra 3, sinistra 4, destra 5, destra 6, sinistra 5, destra 5, chiude, chiude, sinistra 5, destra 6, destra 5, sinistra 6, destra 6, sinistra 5, destra 6, sul dosso, sinistra 5, quadro, sinistra 1, sinistra 5, sul dosso. Destra 5, taglia, sinistra 4, destra 5, attento, salta, destra 5, sinistra 4, sinistra 2, destra 6, sinistra 5, destra 5, sinistra 5, destra 4, destra 3. Fine. È il mio tempo, più di questo non riesco. Guardala. Battuta di 7 decimi. Va bene, va bene. Per ora va bene. Mamma, ma quante Lancer Evo ci sono? Porca miseria. Vabbè. Non è facile. No, è facile. Ciao. Surkov. Andiamo. Non è facile. Tre, due, uno. Vai. Destra sei. Sinistra 4, destra 4, non tagliare sul dosso. Sinistra 5,
destra 6, destra 6 sul dosso, destra 3 taglia, sinistra 4, sinistra 4 lunga, stai in mezzo, destra 6 sul dosso, destra 6 sul dosso, destra 5, destra 6, chiude, destra 3, sinistra 5, sinistra 6 sul dosso, sinistra 4, sinistra 5, sinistra 5, occhio, destra 3, lunga, onde, destra 4, taglia, sinistra 4, pista, sinistra 5, sinistra 4, sinistra 2, chiude, chiude, sinistra 5, taglia, destra 4, sinistra 6, sul dosso, destra 5, sinistra 4, occhio, destra 3, ponte, stai in mezzo, destra 4, lunga, sinistra 4, sinistra 3, non tagliare più, sinistra 5, sinistra 5, sinistra 4, taglia, stai a destra, destra 4, non tagliare, sul dosso, salta, stai in mezzo, occhio, destra 2, destra 6, sinistra 5, sinistra 4, sul dosso, sinistra 4, destra 6, sul dosso, sinistra 5, destra 3, non tagliare, sinistra 6, destra 4, taglia, occhio, destra 1, non tagliare, sinistra 5, si stringe, sinistra 4, sinistra 5, destra 3, non tagliare, sinistra 5, sul dosso, destra 5, sinistra 4, sinistra 4, occhio, destra 2, non tagliare, Massima. Considerando che l'ho provata 3 volte, mi accontento. Oh, mamma mia, 3.23. Vabbè, VRC. 3.27 R4. 30 secondi più lento. Ma porca miseria. GG 333 333 332 Nico, insomma, comunque 20 secondi, quasi 20 secondi. Vediamo qua cosa abbiamo.
quattresimo a 42 secondi. E adesso tappa clou, cavallo del re. Terribile, mamma mia. Sembra un pezzo di strada SAR, sembra una speciale costruita sulle strade della, sugli sterrati della Sardegna. 3, tanto difficile quanto 2, 1, vai, destra 6. Sul dosso, sinistra 5, non tagliare sul dosso, destra 3, stringe, sinistra 5. Destra 3, stringe, sul dosso, stai a destra, sinistra 3, non tagliare, rotta lunga. Destra 4, sinistra 3, non tagliare, destra 5, lunga, sinistra 4, lunga, chiude, sul dosso, stai a sinistra, destra 6, sul dosso, stai in mezzo, attento, sul dosso, lunga, destra 4, sinistra 6, destra 6, salta, sinistra 2, chiude, destra 6, occhio, chiude, tornante destro, forse, sul dosso, stai in mezzo, sinistra 4, destra 3, si stringe, chiude, sinistra 1, stai a sinistra, destra 5, lunga, sinistra 5, stai a sinistra, sinistra 2, destra 6, non tagliare, sbagliato marcia, sinistra 4, si stringe, destra 6, lunga, sul dosso, stai a sinistra, destra 5, destra 5, ti stringe, forse, destra 3, lunga, sinistra 4, chiude, destra 3, ti stringe, sinistra 4, apre, sul dosso, sinistra 6, sinistra 3, si stringe, destra 2, non tagliare, sinistra 6, destra 5, lunga, sinistra 3, destra 6, non tagliare, destra 6, sinistra 6, occhio, tornante sinistra, chiude, destra 3, non tagliare, sinistra 3, destra 3, si stringe, destra 3, si stringe, lunga, destra 4, destra 4, apre, salta, lunga, stai a sinistra, tornante sinistra, chiude, chiude, sinistra 3, non tagliare, destra 3, taglia, sinistra 3, rotta, sinistra 5, sul dosso, destra 3, non tagliare, sinistra 3, destra 1, destra 6, destra 4, apre,
stai a destra, su dosso, sinistra 4, destra 5, destra 3, non tagliare, destra 4, stai a sinistra, sinistra 4, tornante sinistro, chiude, destra 3, destra 4, non tagliare, destra 3, lunga, chiude, destra 6, sinistra 5, lunga, destra 3, lunga, chiude, sinistra 2, destra 2, tornante sinistro, sinistra 4, si stringe, destra 4, si stringe, lunga, sul dorso, attento, destra 2, lunga, sinistra 1, non tagliare, destra 4, forse, apre, apre, fine. Ciao Alberto, grazie. Sì, insomma, divertente, dai. Soprattutto portare a casa la pelle in queste prove speciali. Mamma mia. Vabbè, 3 secondi più lento di me. È andata, è andata. Almeno la prima leg è andata. Ma dai, un tredicesimo, forza. Vabbè, Gigi e Nicola sono inguardabili lassù. Ball's mind. Ma andiamo a vedere la classifica di classe e poi via. Dai, quindicesimo. Meno di un minuto di ritardo. Yeah. Da Gigi. Anneggia Gigi. Una quarantina di secondi abbondanti da Nico. Va bene, dai, va bene, va bene. Beh, però sono il provvisorio primo delle Subaru. Di qualcosa sono primo. Ehi, guarda. Trofeo qua. Greco. A 2 secondi da me. È combattuta, è combattuta.
Alberto, sì, esatto. Porca miseria, guarda, è difficilissimo, ma se hai guardato anch'io ho rischiato di lasciarla in un paio di curve, è veramente, cioè, al limite, anche un po' di fortuna. Giustamente, come dice Nicola, il rally è ancora lungo. E il problema è quello, fosse finito qua. Però va bene, dai. No, no, per me, minzia, io... Boh, vabbè, per ora sono contento. Ma per me il discorso è che rispetto all'inizio, cioè rispetto a dicembre, che era le prime volte che guidavo, praticamente... Cioè non guidavo, non ero io che guidavo, era la macchina che mi portava in giro e io, boh, cercavo di tenerla un po' a bada, ma non avevo nessuna cognizione, venendo da dirti era, insomma, completamente diverso. Adesso mi sembra di stare guidando almeno, l'impressione è che la macchina vada dove, in linea di massima vada dove voglio io, poi con tutti gli errori del caso. Quella, Alberto, quella è la mia idea. Intanto cercare di non fare porcherie, di non prendere penalità e cercare di arrivare alla fine. E poi a me sinceramente in questo momento i punti sì, sarebbe bello prenderli ovviamente, cioè i punti sono sempre, è sempre bello prenderli, però non è l'obiettivo. Al momento l'obiettivo è prendere un po' di stelle. No, come? Col joystick. Cavolo, ma col joystick come fai? Ma no, ma pigliati un G27, li trovi a buoni prezzi, o un G29. Ormai li trovi a dei prezzi molto bassi. Però il G27 funziona, io ne ho avuto due. Di G27 hanno dato soltanto il problema dell'encoder. Sostituito quello, sono praticamente infiniti e comunque tutto sommato funziona, non è una buona base. Minzica, col joystick, aiuto. Cioè, cavolo, veramente difficile. Facciamo intanto tutte le riparazioni del caso e concludiamo la leg. Ok. Appunto, Nico, vedi come va il G27? Il G27 è un ottimo prodotto. È vecchio, però è, cioè, secondo me è un ottimo prodotto. È che io volevo sperimentare un po', dopo mi sono imbattuto nel T500. Ho avuto anche un Fanatec per un po' di tempo. Ma così, giusto per testare un pochino, ma al momento sì, ci sono delle differenze sicuramente, però secondo me il G27 è validissimo. È in questo periodo ovviamente usato, però costa, insomma, poco, te la cavi veramente con pochi euro. Allora, intanto da qua esco. Volevo dare uno sguardo qui ai risultati provvisori. Sì, esatto, Nico. Infatti, qualità-prezzo ottimo. Poi, ovviamente, i prodotti Fanatec, secondo me, sono comunque un gradino al di sopra, in linea generale. Però, porca miseria, li paghi. E non poco. Oh.
No, come tredicesimo? Ah, tredicesimo. Ok, sì, il risultato. sei peggio di me allora, Alberto. Sei peggio di me. Quando uno è pieno di passioni, guarda, guarda là. Guarda là. Questa è solo una. Ma poi ci sono le biciclette, ma poi c'è lo sport, c'è il basket, insomma, ce ne sono. E al di là dei soldi che ti costano gli hobby, le passioni, ti costano in termini di tempo, cioè ti devi veramente dividere tra le varie passioni, districarti negli orari, incastrato. Al di là dei soldi c'è anche proprio quel problema là. L'avevo notato da Alberto Batdrums. Mi sembrava. Ah, se ti imbarchi nella moto da cross, addio. Fatto anche quello. Fatto sia velocità, sia cross, sia super motard. Kart, poi ho fatto qualcosa così su fuoristrada, ma non ho fatto in tempo, ho praticamente mollato. Vabbè. Il problema è che se hai quella scimmia là, cioè se hai la scimmia della motocross, cioè non è che ti bevi un bicchiere di antidoto e te la togli. L'unico modo per affievolirla, neanche per toglierla, per affievolirla è averla e usarla. Solo che poi è peggio. Più la usi, e peggio è, e più la vuoi usare. E più la usi, e più ancora la vuoi usare. È proprio una scimmia. Ci capiamo. Porca miseria, se ci capiamo. Però vabbè, io ormai sono quasi 10 anni fermo, non faccio più nulla da ormai quasi 10 anni. Eh sì, forse le ultime volte sul kart. Vabbè, a parte fare così giretti stupidi, insomma, provare ai mezzi degli amici, ma quelle non le considero guidare. L'ultima volta che ho guidato seriamente con un mezzo mio per andare forte, 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 il più forte possibile era, sì, 10 anni fa. 2010, 2000, forse 2011. Forse 2011, proprio le ultimissime volte. Tra l'altro col kart. Quindi, insomma. Poi ho una frattura vertebrale che mi ha dato proprio la moto da cross. Trattata chirurgicamente, insomma, c'è tutta un'impalcatura. Usando il kart mi si è rotta una vite. Io non sento il minimo dolore, per fortuna, sto benissimo, però ovviamente, insomma, chissà queste cose, e poi mi dice, ui, calmo, calmo, bello. Ma. E quindi, insomma, per tornare alle nostre cose, RBR Pro è un buon surrogato, dai. Te ne stai qua, tranquillo, senza rischiare niente. Però, diciamo, la posta in gioco è molto bassa, però c'è un po' di adrenalina, così, un po' di sensazioni di quelle di quando si correva. Kart costa. No, no, posso fare quello che voglio, cioè nel senso la schiena ormai sta benissimo, non, se volessi lo potrei fare. Il kart costa abbastanza, cioè per me ogni uscita, e io ero di quelli che girava col ferro vecchio, cioè nel senso che avevo un mezzo, un telaio Tony Kart del 98, cioè quindi aveva il telaio aveva già 12 anni, chissà chi l'ha usato, come l'ha usato, quanto l'ha usato. Sarà stato snervatissimo.
E poi io giravo sempre con gomme usate, cioè io compravo gomme usate da online, arrivavano, le montavo e ci giravo. Una volta sono andato al kartodromo e mi sono ritrovato con una ruota bucata. Le cose erano due, sta gomma non teneva la pressione, facevo due giri ed era di nuovo giù. Le cose erano due, o mi ricaricavo il mezzo e me ne andavo a casa. Oppure avevo una bomboletta di gonfia e ripara di schiuma e l'ho gonfiata con quella e mi sono fatto la giornata con quella. Cioè io ero quel tipo di come si dice, di pilota della domenica, capito? Però insomma, qualche tempino, qualche piccola soddisfazione me l'ero tolta. insomma, non proprio drift, eh. Diciamo che quando ho dovuto mollare, qualcuno ha detto peccato. Però bisognava fare praticamente per passare a fare tempi veri, io dovevo cambiare il mezzo. Con quel mezzo lì, sì, potevo togliere ancora qualcosa, potevo togliere forse un secondo, potevo togliere un e mezzo, dai. Con gomme fresche forse avrei tolto 2 secondi. Ma quelli che facevano il campionato giravano 6 secondi più veloci di me, quindi non era proprio comparabile. Però poi parlando con uno di quelli che faceva il campionato mi diceva che lui cambiava tipo tre telai durante il campionato, cioè solo di telai spendeva una fortuna, solo di telai, cioè lui usava un telaio, faceva due, tre gare, dopodiché lo vendeva così a quello che riusciva a racimolare e prendeva il telaio nuovo, perché lui diceva si snerva a forza di lavorare, ovviamente essendo rigido, non avendo sospensioni, lui torce. E quindi nella torsione si snerva. E con questa cosa, con questo sistema qua, l'unica possibilità era di cambiarlo il telaio. E lui ne cambiava tre ad ogni campionato. Il campionato durava circa 6 mesi, 6-7 mesi, quindi un telaio ogni 2 mesi, cioè una roba. Tanti mi hanno detto, non tanti, alcuni amici, quelli che erano diventati poi quegli amici della domenica, c'era il sessantenne, insomma il cinquantenne, c'era quello un po' grassottello, che però avevano mezzi un po' migliori. Vuoi provare il mio? Dai, provalo. Magari qualcuno che girava già in quel periodo c'erano i motori TMK9 e stava uscendo il K10. E io avevo un K7 mi pare che fosse il mio fosse a disco. No, forse no, forse. Cavolo, non mi ricordo. Non mi ricordo se fosse a disco o lamellare. Comunque era un motore di 4 generazioni prima, perché poi c'era il K9A, K9B, K9C e poi è uscito il K10. E niente, mi dice prova il mezzo. Ma cosa provo il mezzo? Che poi metti anche che faccio un bel tempo. Metti anche che il mezzo mi piace. Poi cosa devo fare? Me lo devo comprare? No, no, non mi interessa. Quindi io non ho mai provato un telaio migliore di un Tony Kart del 98 equipaggiato con motore K7. A marce, ovviamente. No, bello, cioè comunque era divertentissimo. Ogni tanto ci si ingarellava con qualcuno. Cioè, comunque era divertente. Era, insomma, interessante. No, dopo sinceramente ho mollato per vari motivi. Cioè, io lo facevo così all'avventura, molto, molto, molto all'avventura. Ho mollato perché il discorso era quello. Le cose. Io sono agonista a livelli osceni.
cioè del tipo che potrebbero passare delle notti in cui non dormo a causa della competizione. La prendo proprio male, male, male. Quindi o la prendo così per divertirmi e mi tolgo qualche soddisfazione senza aspettative, o altrimenti quello che non cresce muore, come tutte le cose nella vita, quello che non cresce muore. E lì il discorso era quello, o andare avanti oppure boh, fermarsi là o lasciar perdere. Io ho lasciato perdere perché non avevo voglia di andare avanti, non avevo voglia di espormi a certi rischi. Insomma, comunque avevo un figlio di 13 anni. Non era il caso, dovevo concentrare le energie, le forze in una sola direzione, quella era troppo impegnativa. Aspetta. Allora, i campionati costano parecchio, non tanto come iscrizioni, ma proprio la gestione. Ci stai ancora peggio, ovvio, è quello che cercavo di, infatti, è quello che cercavo di spiegarti e di dirti. Io ho preferito sempre prendere il mio mezzo, quello che era alla mia portata, e guidare quello al massimo possibile del mezzo oppure mio, perché io non credo di aver portato quel mezzo al limite. Se lo guida un pilota vero, sicuramente ci fa le capriole rispetto a quello che facevo io. Però ho guidato al massimo delle mie possibilità economiche e tecniche e al massimo delle possibilità di quel mezzo con me sopra. Provare un altro mezzo serve soltanto a... cioè, che è inutile che assaggi la caramella, dopo non la puoi comprare. Esatto, e non devi avere tutto perfetto per... Anzi, io mi sono fatto delle risate proprio perché ero imperfetto io ed era imperfetto il mezzo. Cioè, per dirti, adesso minchia, sta diventando una diretta di un'ora, però vabbè, finché si chiacchiera. Per raccontarti una fesseria, in quel periodo io avevo mio fratello, no? Che un po' mi supportava, mi spalleggiava in queste cose. Purtroppo poi è deceduto nel 2015 in un incidente in moto, quindi anche quello ha influito molto in molte scelte. Però quello è un argomento a parte. E c'era mio fratello in quel periodo, no? Allora noi avevamo qui a Cagliari un negozio al quale io mi appoggiavo così per avere un po' di ricambi, un po' di consigli, perché loro fanno parte, hanno un team di kart da parecchi anni, quindi sono abbastanza esperti in termini di kart. Un giorno mi piglia l'idea che dovevo smontarmi tutto il kart per verniciarmi il telaio. Smontarlo è facile. Verniciare il telaio è facile, l'ho verniciato tutto di nero, poi lo dovevo rimontare. E nel rimontare, senza avere cognizioni dell'assetto, così, proprio senza sapere, ho rimontato tutto con la carreggiata posteriore, la carreggiata anteriore in mezzo. Non so se sai, ma hanno gli spessori davanti, in modo tale che tu possa allargare o stringere la carreggiata. La carreggiata anteriore in mezzo, esattamente in mezzo, tre spessori da una parte, quattro spessori all'esterno. Dietro ho chiuso tutto, quindi avevo la carreggiata dietro tutta stretta. E prima di andare da... No, sono andato una volta a girare, così ho fatto il mio tempo, adesso non mi ricordo, mi pare che si girasse intorno ai 43, fai, a Villanova Franca. Sono andato a girare col mezzo così, quindi ce l'avevo già da qualche settimana, vernice il telaio, vado a fare una prova e faccio questo mio tempo che praticamente era il migliore che avessi fatto. La settimana dopo, col telaio in quelle condizioni, come l'avevo rimontato io, sono passato da motocart, appunto, c'era Marcello. Dico: Marcello, dammi una mano qua a sistemare l'assetto, non so, dammi un consiglio, diamogli un'occhiata, fammi capire, l'ho smontato tutto, l'ho rimontato, ma sto leggendo su internet che ci sono delle misure, carreggiate, cose. E Marcello mi aiutava a misurare le carreggiate davanti, dietro, e non gli tornava i conti, mi diceva: no, no, devi misurare all'esterno, metti il metro all'esterno, prendi la misura all'esterno.
dice, Marcello, è all'esterno, e qua è all'esterno. No, aspetta, fai vedere, veniva di là. Ecco, sì, tienilo così. Rimisurava, strettissimo, diceva, no, no, non è possibile. Aspetta, ma tu hai girato col kart in queste condizioni? Sì, così era, e così te lo sto portando. Sto dicendo, dammi una mano, perché ho sentito queste cose. E diceva, no, no, non è possibile, non è possibile. Ma hai fatto quei tempi lì col kart in queste condizioni? Sì. No, 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 non è possibile. Insomma, cioè, tutto per dire che sì, ok, l'assetto, tutto quello che vuoi, ma il calabrone sa volare e per la fisica non dovrebbe saper volare, ma lui non lo sa e vola, no? Questo è l'esempio stupido di sempre. E beh, vale la stessa cosa, è uguale, cioè se tu non sai che il kart ha l'assetto tu ti adatti al kart, invece sapere che devi impostare le cose così, che devi avere l'assetto così, 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 pretendi che il mezzo si adegui a te. E invece, boh, no, secondo me non esattamente. Sì, ci sta che tu lavori sull'assetto, questo denota che il tuo livello anche come collaudatore. E anche come pilota, ovviamente, però se tu non sai e ti adatti invece al mezzo, secondo me funziona lo stesso. Questa è sempre stata la mia idea. Il potere. Esatto, il potere dell'ignoranza è la forza, la potenza dell'ignoranza. Cavolo, pazzesco. Ma certo, ovviamente, certo che ci scriviamo su Facebook. Così chiudo la live. Vabbè, la live a me non è che mi costi nulla. Sto andando su, ma è giusto che ormai si è instaurata la chiacchiera, capito? E allora, bellissimo. Il potere dell'ignoranza. Adesso me lo scrivo qua nel charger, qua sotto. Il potere dell'ignoranza. Va bene, dai. Allora, mi sa che la chiudiamo sta diretta, tanto qua siamo abbastanza soddisfatti. Sicuramente c'è anche Nico forse online ancora che si sta sorbendo tutta la chiacchierata. Dai, va bene, io devo combinare qualcosa qui a casa, altrimenti soffoco nelle cose da fare. Alberto, ti trovo. Sì, infatti, ti stavo dicendo quello, ti trovo su Facebook. Se ti trovo su Facebook ti chiedo l'amicizia, ma se me la chiedi tu, tanto io sono Alessio Artizio su Facebook. Così, bravo, esatto, stiamo in contatto, ok. Grazie a te per la compagnia. Dai, ci vediamo. Boh, se siete online, ci vediamo per la Leg 2. Comunque, ci sentiamo prossimamente. Ciao!